i tuoi colori in alto porterà. Oggi è un giorno di festa, c'è una città intera che festeggia, indossa l'abito migliore, sfoggiando con orgoglio i propri colori, quanto realizzato in questi anni. Ma oltre l'aspetto meramente sportivo, rappresenta il riscatto sociale di un popolo, per troppi anni spettatore attonito degli eventi, e che oggi finalmente ne è protagonista. Benvenuti allo Stefano, vicino di Gravina, da Josafat Loviglio. 33esima giornata del campionato di eccellenza pugliese va in scena. L'ultima gara casalinga della squadra che ha vinto questo campionato, la FBC Gravina, che affronterà l'Otranto, formazione salentina che naviga nei bassi fondi della classifica. Di Maio ha fatto sentire la voce grossa sin dalle prime giornate, in vetta dalla quarta giornata a braccetto col Casarano. Intanto vediamo una scena davvero toccante e bellissima, tutti i calciatori della FBC Gravina sotto lo striscione dell'indimenticato tecnico gravinese Stefano, vicino a cui poi è stato intitolato il campo. La vittoria di questo campionato va dedicata soprattutto a lui, lui che quest'oggi senz'altro sarebbe stato orgoglioso. Gentilesca, la boragine, cerca ancora Michi Scaringella, che va via bene a De Giorgi. Scaringella, la chiusura è ottima da parte di Malerba, il centrocampista barlettano. Palma, intanto siamo già dall'altra parte. Palma, il suo tiro velenoso non trova lo specchio della porma, ma Albano, Montemurro, si fa vedere che sta davanti. Montemurro preferisce allargare dall'altra parte per Sisalli, che si impegna e tiene palla in campo. Va Sisalli, Sisalli, il suo cross a cercare Albano, la svirgolata di Malerba e il miracolo di Caroppo, clamorosa palla sulla palla. Parte Di Benedetto, la palla è centrale, viene guadagnato, lascia la battuta a De Giorgi, chiude Trani che può ripartire e serve Albano in profondità, va Malerba contro Albano, serve bene Trani che si invola, c'è Scaringella sul secondo palo, Trani cerca Scaringella per Albano, manca la botta, Scaringella, Montemurro, Scaringella, la palla passa, c'è fuori gioco, va al rinvio e prova a servire proprio Palma. Palma, il suo cross dentro l'area, miracolo di Cilumbriello su Pirotto, il colpo. Albano l'aggancia col petto, serve Montemurro, Chessa, può andare anche al tiro, Chessa, s'accentra, Chessa la botta, termina di poco. Ospiti del Caduti di Superga, della città adriatica, la formazione del Mola. Se la dirigenza del Mola ha preferito giocare questa gara importante per l'Altamura, intanto Scaringella, il cucchiaio di Scaringella, ancora miracolo di Caroppo. Gentilesca, Scaringella, la boragine, cerca ancora Scaringella, si tiene palla in campo, alle sue spalle c'è Sisalli, Scaringella rientra, poi Sisalli dentro a cercare Trani ci prova al volo, non trova vicino, 0-0 al termine dei primi 45 minuti, non vediamo variazioni nelle due formazioni, quindi scendono in campo. Montemurro cerca Albano, l'aggancio di Albano, Scaringella, la boragine, palla buona per Trani, Scaringella, perde l'attimo, quindi Trani, il tiro di Trani, salva sulla linea, ma la boragine sulla palla intanto. Parte la boragine, Scaringella sul secondo palo, la rimette, salva sulla linea, ancora Malerba, Mazzilli col braccio mariano, Mazzilli poi ci prova ma dietro di gara, ferma tutto e la boragine. Parte la boragine, c'è il...
Corrias dentro l'area, Corrias, la palla viene girata da Palma, poi forse la deviazione. La voragine cerca Montemurro, la mette dentro, Scaringella non riesce a trovare la porta, tra dentro l'area Montemurro, Rana cerca proprio Montemurro prova la volée, quindi la voragine non trova lo specchio della porta, Mimmo la voragine, ma al triplice fischio del direttore di gara, 41 i minuti sul cronometro, 3 minuti alla fine, tanto Montefusco il suo tiro termina alto, nulla di fatto, Montefusco si allontana Malerba, ma sarà sicuramente Palma col mancino a provarci, grande palla gol per l'Otranto, quindi Palma il suo tiro alto, nulla di fatto. Il campionato casalingo del Gravina di Benedetto, cerca Rana, Camorani all'indietro per Caroppo, lancio lungo e finisce qui, quindi al vicino Gravina e Otranto, da novità, da un bel match che però non si schioda sino alla fine.